Cosa succederà ai lavoratori della Tercop? Nella commissione di oggi abbiamo appurato una cosa molto importante, cioè che i lavoratori della Tercop, non è vero che il 31-12 non potranno più esercitare la loro attività presso gli stalli, come molti avevano detto o minacciato. In realtà per tanti anni questa amministrazione non ha svolto il proprio dovere, nel senso che non ha affrontato e risolto la questione. Oggi abbiamo esaminato un progetto molto interessante che i legali della Tercop ci hanno presentato, che innova anche il sistema del pagamento, del parcheggio appunto a pagamento, ma anche di altri servizi, e quindi questo progetto sicuramente andrà avanti a partire dallo studio degli uffici. La commissione di oggi ha apprezzato. Si dovrà però partecipare ad un bando europeo? Bisognerà poi fare il bando di gara che sicuramente potrà tutelare anche i lavoratori. Noi la prima cosa che abbiamo detto, abbiamo a cuore la tutela dei posti di lavoro e della cooperativa sociale. È vero, io ho chiesto che il 31-12 ci sarà la fine di questo affido? No, il dirigente ha detto di no, non c'è nessuna carta che stabilisca il territorio e finisce questo servizio. Quindi a prescindere dalle vicende politiche che interessano e interesseranno l'amministrazione attuale, la situazione potrà essere gestita anche rispettando, meno male, finalmente il lavoro di questi operatori che da anni appunto garantiscono questo servizio.